Buongiorno e benvenuti o bentornati sul canale. Sono emozionatissima perché è tantissimo che non registro un video, tipo 2 mesi. Comunque, in tantissimi su Instagram mi scrivevate: Chiaretta, ma YouTube, Chiaretta, ma quando torni, Chiaretta, mi manchi. E io dicevo: guardate, abbiate pazienza, mi prendo un po' una piccola pausa per l'estate e poi torno. E poi torno e poi vedete che sono tornata. Allora, oggi è un giorno gioioso perché oggi è Ferragosto e io sto partendo perché vado a fare qualche giorno a casa fuori al lago di Bolsena con tutta la mia famiglia, praticamente, cioè sia i miei genitori, ma anche i miei zii, le mie zie, la mia nonnina, i miei cugini, tutti. E queste che vedete sono le tende perché ho preso tipo l'unico angolo di casa in cui adesso c'è il sole. E insomma, ho pensato che magari sarebbe stato carino fare un vlog sulla vacanza, appunto, cioè magari fare delle piccole pillole, degli spezzoni e almeno torno a farvi compagnia e poi da settembre torno in maniera seria perché non lo so, è stato un periodo un po' particolare, cioè quest'estate è stata veramente strana, più strana della precedente e sinceramente non so, mi scordavo proprio di far video, ci sono stati dei giorni in cui non mi andava proprio, dei giorni in cui mi scordavo perché avevo talmente tante cose da fare che non avevo proprio il tempo, fisico per farlo. E quindi niente, approfitterò di queste vacanze per tornare e farvi vedere insomma cosa farò in questi giorni. Non credo niente di che, cioè nel senso principalmente quando vado a casa fuori mi rilasso, sto in famiglia, mi diverto, mangio, bevo, però ecco magari vi faccio vedere un pochino quello che faccio, anche questa, cioè questa sarà proprio un'estate diversa in famiglia per me, cioè non vi posso dire il perché, però insomma è successa una cosa nella mia famiglia che la rende un'estate unica nel suo genere, quindi io sono anche molto contenta ed emozionata, non vi spoilerò nulla, magari provate a tirare voi delle conclusioni giù nei commenti. Comunque adesso io sto aspettando mia cugina Federica e Gabriele, fidanzato, perché mi passano a prendere loro e partiamo insieme. E poi oggi quindi è domenica 15, torniamo sabato 21, quindi sabato prossimo la mattina. Io ho praticamente passato la giornata di ieri a sistemare tutta casa da cima a fondo, l'ho tutta pulita, tutto, ora è tutto buio perché vabbè, è tutto chiuso, però insomma l'ho tutta pulita, l'ho tutta sistemata, ho fatto un sacco di lavatrici, ho fatto un sacco di cose e adesso avevo rifatto un piccolo giro di perlustrazione per vedere se avessi spento tutti i condizionatori e cose varie, quindi mi sembra tutto ok, il gas l'ho spento eccetera. Non vedete Mimmi Puzzone perché Mimmi Puzzone è già in vacanza da qualche giorno perché è andato insieme ai miei genitori e quindi lo vedrete direttamente in trasferta. E niente, quindi ci vediamo man mano. Buongiorno. Allora, ieri non ho più vloggato perché alla fine siamo arrivati a casa, ci siamo sistemati, non abbiamo fatto chissà cosa, perché poi era Ferragosto, abbiamo fatto il pranzo di Ferragosto, eccetera, non siamo molto usciti perché faceva caldissimo, abbiamo fatto giusto una passeggiatina così. Invece oggi io sono già pronta, con questo stile molto urban, questi li ho presi su Shein, se vi può interessare, e stiamo andando a fare una passeggiata, no, una passeggiata, cioè una gitarella a questo paese che si chiama Pitigliano. Adesso usciamo, oddio, Pitigliano, quindi oggi vi faccio vedere qualcosina. Vi volevo far vedere. Dove sta Oliver? Ecco, Mimmi Puzzone. Oliver. Ciao! Padrino della casina! Qui c'è tutto il giardinetto per scorrazzare. È vero, padarello, Madonna, Madonna, Madonna. Bello padarino. Comunque ti sei un po' dimagrito. Allora, siamo arrivati a Pitigliano. Nonna, entra nel mio vlog. No? Nonna, saluta qua. Fai così. Saluta. Ecco. Chi c'è sta? Questo è il video che sto a fa io. Ah, Ok. allora non potevi andare la mascherina. Eh no, vabbè, fa niente. E godiamo il panorama.
sto iniziando a fare riprese caruccette, aspettate. Allora, perché praticamente siamo venuti tutti. Lì c'è la mia mamma, guarda lì carina, con lo zainetto più grande di lei. Caruccetta, caruccetta. Ah, che bella arietta. Ah, un caldo faceva ieri, invece qua è bello arieggiato. Eh sì, perché è tutto aperto. È tutto aperto. Ah, guardate che carino. È molto carino questo paesino. Ora mi sono persa mio papà, se no vi facevo fa da guida turistica da mio papà. Dove è andato papà? Ah, sta laggiù. Un quadro tutta la famiglia. Andiamo ad intervistare. Io non ho chiara. E la carezzina. Aica. Aica. I fogli del cud delle persone. Eccola, guardate che bei capelli. Viola. No. E il MIBA va, fai da guida turistica. Allora, non abbiamo informazioni? Ah, allora in questa piazza soggiornò sì? Chi? Lorenzo De Meda. Addirittura? Ma davvero? Che beschizzo, già? Mi fa di boiate, Ciao, patato! Ciao! Ciao! Dove sei? Questa acqua sarà potabile? Sì. Che bella fontana. Quale? Questi qua. Ah, dei medici. Fammi fare una ripresa al panorama qui. E... ah, che bella rietta! Buongiorno. Allora, oggi è il... domenica, il terzo giorno di vacanza. Io mi scordo sempre di vloggare durante il pomeriggio o comunque la sera, però aspettate che c'è un momento critico, però poi la mattina mi ricordo. Quindi oggi pomeriggio, siccome torniamo di nuovo al lago, vedrò di vloggare anche oggi. Allora, stamattina il tempo era incerto, era sereno variabile, quindi non era, diciamo, il caso di farsi proprio il bagno, faceva proprio un po' freddino. Ora la giornata è uscita, abbiamo visto il meteo che anche oggi pomeriggio sarà bello, e quindi adesso stiamo facendo una passeggiatina. Io sono vestita così, tra l'altro questo marsupietto è la vita, e il mio papà, non mi ricordo se vi ho detto che mi ha comprato questo Peter Pan caruccettissimo a Pigliano, e quindi adesso facciamo una passeggiatina, poi torniamo a casa per pranzo e poi oggi pomeriggio andiamo a fare il bagno. E domani vogliamo andare al mare, perché comunque qui il mare dista una mezz'oretta. Dov'è che andiamo al mare? Pescia. Pescia si chiama? Pescia Romana. A Pescia Romana, che dista una mezz'oretta da qua, e quindi domani partiamo presto e si va al mare. Beh, vi voglio far vedere, la mia mamma si è specializzata nelle magliettine all'uncinetto. Guardate, questa se l'è fatta per lei. Ma girate un attimo, mi fa vedere la maglietta tua all'uncinetto. Vedete che bella? E a me ha fatto un toppino che poi avrete visto dalle foto, quel toppino nero e nero e viola che ho nelle foto, che ha qui, come si chiama, lo blò? Mattonella. Vabbè, quello lì me l'ha fatto la mia mamma, che è tanto brava, è vero, è tanto brava. La mia mamma. Allora, siamo venuti. Cioè, finalmente vi porto al lago il pomeriggio, io mi sono già fatta il bagnetto e adesso, vabbè, il sole sta quasi tramontando. Guardate che carino capo di monte, sembra un presepe, vediamo se... eccolo là. Tanto c'è zio Paolo. Dai Chiara, non mi rompi con le videocamere. Non devi dire niente, devo essere un bacetto, no. Un bacetto alla mia amica. Vieni nel mio vlog. Sì, però fatemi un attimo mettere Gabriele è impegnato. Ma non matto, ti sono spuntato. Ma ti alleni da mesi, mi passa. Roba di diaframma. Guarda la differenza. Vai. Zappa. Fammi pure zia Rita, se no è gelosa. Che? Nel mio vlog. Zia Rita. Si vedono i bracciali. C'è anche il braccialetto nuovo, oh, che gli ha regalato zio Antonello. Dov'è? Questo con scritto... Madonna, sì, guarda, sei ingioiellata. Questo con scritto Dream. Guardate che bello.
Bello. Non mi svegliate da questo sogno. Mamma mia, se... Vabbè. Io ho la fotocamera dopo questa perla. Ma prendi il borsello col telefono? Certo, amore mio, tutto ciò che vuoi. Allora, buongiornetti. Oggi è il domenica, lunedì, martedì, il quarto giorno di vacanza. Siamo al mare, siamo a Piscia Romana. Mi sembra? Questo è il mare. Si sta molto bene perché oggi è ventilato. E peccato che però insomma l'acqua sia un po', cioè il mare sia un po' mosso, quindi io non è che sono proprio un'esperta nuotatrice, sono anche abbastanza bassina e quindi sarebbe un po' rischioso. Vi faccio vedere però Gabriele, attenzione, si è tuffato, lanciatissimo. Poi tra l'altro quello è mio zio, c'erano pure mia madre e mia zia, me ne sono perse. E niente, quindi oggi mare, così prendo anche un po' di sole al mare. A parte che quest'anno ci sono andata parecchie volte al mare, infatti non so se notate, ma io sono leggermente abbronzata rispetto agli anni passati. Soprattutto non so se mi sentirete perché c'è un sacco di vento. E niente, ora mi prendo il sole, mi prendo il venticello, tra poco costringo qualcuno a farmi qualche foto e poi magari un bagnettino me lo provo a fare senza affogarmi possibilmente. No vabbè, mi sono ricordata che vi dovevo dire un'esperienza traumatica che ho vissuto stamattina. Praticamente mi sveglio, vado a fare colazione anche molto presto perché erano tipo le 7, mi sono svegliata prima di tutti, l'unica volta in vita mia. C'era mia mamma che stava preparando il caffè così e le ho detto: mamma, mi dai il caffè, lo vado a bere. La cosa più schifosa del mondo, mia madre, so perché, cioè non so su che olio pianeta stava, mentre lo preparava dentro ci ha messo il sale e non lo zucchero. Cioè non so se a voi vi è mai successa questa sciagura, metti con il gusto più schifoso sulla faccia da terra. Allora, c'è stato uno sbalzo temporale non indifferente perché ieri mi sono completamente scordata di vloggare, o comunque in generale mi rendo conto che non sto vloggando moltissimo, ma mi sto, diciamo, più che altro godendo i giorni in famiglia. Oggi è venerdì e quindi domani mattina riparto, torno a Roma, mentre i miei zii, le mie zie e mia nonna rimangono qui. Allora, adesso io è quasi ora di pranzo. No, è ora di pranzo perché l'una è un quarto. Mi sono docciata, mi sono lavata i capelli, quindi non fate caso perché li devo piastrare, li ho solo un po' asciugati così. Però adesso a breve vado a mangiare. Oggi tra l'altro fanno la pasta con le vongole. Poi torno su e mi faccio la piastra. Volevo però farvi vedere questi gioiellini meravigliosi che mi sono stati mandati da questa pagina Instagram, che, cioè nel senso, da questa ragazza che si chiama Giulia, alla quale mando un mega bacio, che ha questa pagina Instagram che si chiama appunto La Stanza Creativa e fa tutti questi gioiellini, cioè tipo questa collanina con scritto ovviamente Wendy, questi orecchini qua, sapete io quanto possa cioè uscire fuori di testa con questa moda molto anni 90 che c'è in questo periodo, e fa anche le collanine, queste qui per il telefono, anche questa ovviamente dolcissima con scritto Wendy ed ha tutti questi ciondolini, e vi dirò che però non l'attaccherò al telefono perché si rovina e potrei veramente rosicare moltissimo, e quindi ho pensato, perché all'inizio ho detto ci faccio un braccialetto, invece no perché mi si rovina anche come bracciale, ho pensato, ma devo vedere come ci sta sinceramente, di attaccarla allo specchietto retrovisore della mia macchina. E poi un'altra cosa, ieri il mio papà mi ha comprato questo anellino meraviglioso a forma di serpentello in una gioielleria qui a Capodimonte. Anche questa ha una pagina Instagram, allora vi ho fatto un post, no scusate, una storia dove ve la citavo, però volendo ve la posso dire anche al volo come si chiama, perché ha veramente dei gioiellini stupendi. Ho chiesto, spediscono in tutta Italia e la pagina si chiama Preziosi Pensieri 2 a numero. Hanno veramente una marea di cose caruccettissime.
E niente, quindi insomma ve lo volevo dire. Questa mano adesso è completa, mi piace da morire. Non so se avete notato che qui ho la mano con gli anelli argento e qui ho la mano con gli anelli oro. Infatti questa è più povera. Però mi piace tantissimo, sembro Thanos. Io vi ringrazio per aver visto questo vlog, vi do appuntamento ai prossimi video che riprenderanno appunto da settembre. Ho un sacco di idee negarucettissime. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!